Ok, oggi proverò a fare il round 50 con solo l'M14 su BO2. La mappa che ho scelto è città, sia perché mi piace ustionarmi le piante dei piedi sulla lava, sia perché mi piace l'atmosfera colorata e felice di questa bella cittadina, colorata e felice come una pubblicità di Save the Children. Per chi è nuovo del canale, questo tipo di challenge mi impediscono di usare qualsiasi altra arma, compresi coltello e granate. Quindi se mi vedete uccidere gli zombie del round 1 con l'M14 non è perché sono ritardato, anche se dopo aver scelto di fare questa cosa ne dubito io stesso. Parto dal dire che le premesse non erano delle migliori, e non credevo di riuscire ad arrivare al round 50, ma dopo quella che ritengo una delle migliori giocate della mia vita, mi sono ricreduto. Non credevo infatti di riuscire ad arrivare nemmeno al round 10. Ho sempre ritenuto l'M14 più forte dell'Olimpia, e devo dire che per i primi 10 round non avevo neanche tanto torto. Voglio dire, è un'arma con 8 colpi semiautomatica, quanto può arrivare a fare schifo? Ma andiamo con ordine, la strategia è sempre la stessa, girare alla stamina e uccidere nel bar. L'unica differenza tra chi la fa con l'M14 e chi la fa con la Mark II è l'incredibile tentazione di spararsi un caricatore sulle palle. Ho potenziato al round 9, quando ho visto che per uccidere uno zombie ci volevano ben 7 colpi, e sono rimasto piacevolmente colpito vedendo che dopo aver incrementato la forza di fuoco della mia arma preferita, riusciva ad uccidere uno zombie ogni 6 colpi e mezzo. Arrivare al round 20 è stato davvero una passeggiata, tanto che per equilibrare le cose ho deciso di tuffarmi tra gli zombie. Ovviamente è stato totalmente volontario. Dal 28 in poi i round iniziavano a diventare sempre più lunghi, tanto che tra uno e l'altro mettevo in pausa e iniziavo a prendermi a martellate sugli stinchi. Quello mi faceva sentire vivo. Se dovessi descrivere in poche parole i round successivi al 30, userei queste. Round 30, godo, ci sono i cani. Round 31, rottura di coglioni. Round 32, rottura di coglioni. Round 33, rottura di coglioni. Round 34, godo, ci sono i cani. Round 35, non ci crederete mai, rottura di coglioni. Passiamo alla parte del video in cui anche quelle poche emozioni date dalle mie tendenze suicide erano sparite. I round dopo il 40. A questo punto per superare il round avevo bisogno di girare circa 15 minuti e vi assicuro che con i polsi tagliati non è facile per nulla. Avete presente quel momento in cui pensate, magari alla guida, che succederebbe se girassi tutto lo sterzo e mi schiantassi? Ecco, al round 43 ho avuto uno di quei momenti. Non scherzo comunque, i round dopo il 40 sono il male con l'M14. Dal 45 al 49 è passato un'ora di gioco. Un'ora! D'altronde cosa mi aspetto quando per uccidere uno zombie ci vogliono 32 colpi in testa di un'arma che nel caricatore ne ha 16? E dopo 3 ore e 20 minuti di puro divertimento sfrenato, tra me e il round 50 c'erano solo 4 zombie. Ce l'avevo fatta. Dopo più di 3000 uccisioni con un'arma ideata per funzionare bene come fermaporte, ero riuscito ad arrivare al round 50.